Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Glacial Sphere ed oggi andremo ad affrontare la Battle Pyramid, la piramide della battaglia, la piramide lotta, non so bene come venga tradotta in italiano. Questa è la nostra squadra: Swellow, Pikachu, Charizard, Donphan, Corphish e Sceptile. So però che Ash usa uno Snorlax per combattere contro nella piramide della battaglia contro Greta, no? Nel frattempo colgo anche l'occasione, mentre vado a prendere Charizard, buonanotte Charizard, Snorlax, per farvi vedere che ho portato avanti un bel po' il Pokédex di Hoenn, il Living Dex di Hoenn. Come vedete ho fatto tutti gli starter, guardateli qui, devo far evolvere questo Pucena, gli altri li ho fatti evolvere. Anche qui abbiamo tutta la linea evolutiva di Ludicolo, devo solo catturare un Nazleaf, quello che avevo prima l'ho fatto evolvere in Shiftry. Devo far evolvere questi Pokémon qui, abbiamo tutta la linea evolutiva di Gardevoir, ho catturato Mascherian, ho tutta la linea evolutiva di Slakoth, ho essenzialmente catturato Slakoth e li ho fatti evolvere. Devo far evolvere questo Makuhita, far evolvere questo Loudred, poi vediamo un po' cosa ho fatto, ho catturato altri Aron per poi farli evolvere, ho fatto evolvere Manectric, ho fatto evolvere Spoinking Grumpig, dovrò catturare un Vibrava per far evolvere in Flygon, poi questo devo far evolvere, ho fatto evolvere Altaria. Allora, poi devo far evolvere questo Corphish che sono andato a catturare. Ho resuscitato i miei fossili. Uno è alla pensione per fare un uovo. Poi ho fatto evolvere Banette. Ho fatto evolvere Duskull in Dusclops. Tra l'altro, qui non lo vedo il mio Duskull. Dov'è che è finito? Il mio piccolo Duskull. Boh, sarà sparito nel nulla. Ne ho catturato un altro io perché appunto me ne serviva un altro per farlo evolvere. Però a quanto pare è sparito, non c'è lo squadra, boh, sarà da qualche parte, sarà nel box. E ho preso l'occasione per iniziare a far evolvere anche alcuni Pokémon della quarta generazione, come questi due, quello nero pietra. E questi qui, dipendentemente dal giorno, o nel giorno o nella notte, questo invece con il campo magnetico, ho fatto evolvere Magmortar, Electivire, Rhyperior, Weavile. Dusknoir, Gallade, no, Gallade solamente con il Trabrillo, Froseless anche lui, Porygon Z. Ne ho presi un po' come vedete, poi basta essenzialmente. Mi sono portato un po' avanti con le evoluzioni. Detto ciò, quindi andiamo a prenderci il nostro Snorlax. Adesso nel frattempo vedo anche il Duskull da mettere là. Ho completato ufficialmente il Living Dex di Kanto. Come vedete ho fatto evolvere Chansey con la pietra ovale perché potevo comprarla in realtà. Solo che non era nelle pietre evolutive, ma era negli strumenti evolutivi, nel negozio degli strumenti evolutivi. Quindi abbiamo ufficialmente completato il Living Dex di Kanto. Per il Living Dex di Johto, come vedete, mi manca solamente un Pokémon, anzi due, mi mancherebbe Gligar qui. E mi manca di far evolvere Tyranitar, eccolo qui, ho l'Arbitar pronto, schiuso dalle uova, e tecnicamente anche Celebi. Ok, mancano tre Pokémon del Living Dex di Johto, che piano piano prenderò. Allora, Duskull a quanto pare non si fa vedere, non so dove sia finito, o forse non l'avevo proprio catturato, l'avevo cercato un po', non l'avevo trovato, mi ero rotto le balle, quindi ero andato via. Allora, andiamo a prendere il nostro Snorlax, anche se combatteremo contro tanti Pokémon di tipo lotta, ma d'altronde Ash ha usato lui, quindi prendiamolo. Corphish lo teniamo con il condivido esperienza. Ma sai che forse anche no, lasciamolo giù Corphish. Tanto è una pippa colossale, non riusciremo mai a utilizzarlo. Anche perché ha tipo 0 di difesa. Quindi, no, ha 0 di difesa speciale. Quindi, cioè, boh, non riuscirebbe comunque a far nulla. Ora, però, prima di andare alla Battle Pyramid, andiamo qui al dojo, che ora è aperto. Che tecnicamente dovrebbe essere tipo l'ex palestra di Zafferanopoli, prima che aprisse quella di Sabrina. Andiamo a sfidare loro. Dai. Oh, a challenge. Oh, è un Pokémon leggendario, però. Nel frattempo, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, come sempre, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi della Battle Pyramid e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Allora, Swellow ha imparato Brave Bird mentre allenavo un po' i Pokémon. Qualche mio Pokémon ha fatto qualche livello. La maggior parte, però, di esperienza l'ho buttata su Charizard, che tanto era già overpower. Allora, andiamo con Brave Bird su Ariyama e con Thunder Punch su Breloom. Dovrebbe one-shottarlo Ariyama, esatto. Brave Bird dovrebbe essere Baldeali, sì, infatti ha anche molto danno da recoil, come è normale che sia. Ah, mi ha addormentato, ok. A questo punto andiamo di volo su Breloom e boh, è troppo, tanto se intanto dormi, quindi
Ecco qua. Vai. Dormi pure, Pikachu. Ecco fatto. I primi sono andati. How dare you? Oh, che ti posso fare? Allora, mettiamo magari come altro Pokémon un Sceptile. Non sarebbe male buttare un Sceptile. Oppure addirittura uno Snorlax. Buttiamo lui, va. Poi diamoci una curata al nostro Swallow. Eccoci qui. Buttiamoci un'iperpozione. No, le iperpozioni teniamole, va, che sono buone. Usiamo le Fresh Water, tanto le abbiamo prese. Ecco fatto. E andiamo con la seconda sfida. Please, don't get out of hand. I guess this could be good. Sì, solite frasi circostanziali di allenatori random. Allora, Terry e Kyle. Questo dovrebbe essere in realtà dall'anime, se non sbaglio. Cioè, anche Ash li ha. Ma Snorlax copre tutto Swallow, ma poverino. Anche Ash comunque li ha usati. Andiamo di volo su Hitmontop, che dovrebbe avere l'attacco più elevato dei due. E andiamo di Earthquake su entrambi. Tanto Swallow non subisce Earthquake. Triple kick, perfetto, ha evitato l'attacco. Ah però, bel danno. Allora, a questo punto andiamo poi di Body Slam su Hitmonchan. No, dai, ha mancato l'attacco. Ok, ha mancato anche lui, perfetto. Hitmonchan è andato. E a questo punto andiamo di All'acciaio e Body Slam anche lì, dai. Niente, continua a mancare, incredibile. Bravo Snorlax, pensaci tu, perché altrimenti qua la faccenda diventa tosta. Ok, andiamo a sfidare quindi l'ultimo allenatore. I see you beat my disciples, ho visto che hai battuto i miei discepoli. Ma sei davvero preparato per me? Ma certo che sì, caro il mio master, maestro. Attenzione, eh. Er maestro. Vabbè, abbiamo dei Pokémon di livelli altissimi, eh. Andiamo di volo. Rispetto ai suoi. E si è pure colpito da solo perché ha mancato. Cos'è, calcio in volo? Ok, 53 per Swallow, battuto. E quindi mi consegni MT94 Rock Smash. Perfetto, possiamo uscire quindi dal dojo. E dopo aver fatto questo piccolo extra, che alla fine è un extra per prendere una MT, andiamo a curarci i Pokémon. Andiamo alla Battle Pyramid. Abbiamo già battuto Vera, che è lì ad aspettarci nello scorso episodio. Se ve lo siete persi, andatelo a vedere perché abbiamo preso il primo simbolo della Battle Frontier. Ecco, ora possiamo passare, vedi? Battle Arena, vai. Oh, non era la Battle Pyramid, scusatemi, era la Battle Arena. Ho sbagliato a dirlo. Il mio Psyduck adora stare all'aperto. Adorerà anche crepare, molto probabilmente, dato che sei qui con uno Psyduck. No, aspetta, quanti Psyduck ha? Oddio, mi sa che questo intendeva i miei Psyduck. Oh no. Usiamo prima volo su di lui. Poi però cambiamo Pokémon perché stare 2 turni per ogni Psyduck mi sembra un po' eccessivo. Addirittura non muore con volo. Ok. Machop. Andiamo con Sceptile. E facciamo una bella Leaf Blade. Rapidash. Beh, a questo punto ovviamente cambiamo e mandiamo Donphan. Ok, per fortuna non ha Safe Psyduck. Pericolo scongiurato. Andiamo di Earthquake. Ok, ha provato a intrappolarci nel Turbo Fuoco, ma non ci è riuscito, fortunatamente. 56 per Donphan. Machoke. Mandiamo Swallow. Ho paura che si ammazzi facendo Brave Bird, però proviamo comunque a farlo. Vai, Brave Bird. Vediamo se prende tanto danno da recoil da uccidersi. No, ok, fortunatamente no. E Machamp. Cambiamo ancora Pokémon o lasciamo Swallow. Con volo dovrebbe farcela in teoria, eh. Dovresti farcela tranquillamente, se non fallisci. Ah, mi ha colpito comunque con sottomissione. Grandissimo Machamp. Grandissimo. Mandiamo Snorlax allora. Una bel Body Slam. Ecco fatto.
Attenzione però, Machamp resiste al body slam di Snorlax. Ok, se aumenta l'attacco e la difesa non ti servirà nulla perché ti farò Energy Ball. Ecco fatto. E infine Rapidash di nuovo. Allora io di nuovo mando Snorlax stavolta, dai. Tanto anche lui Earthquake dovrebbe bastare per tirare giù Rapidash. Vai, Earthquake. Un bello stomp, però si prende anche il terremoto in faccia. Questo dovrebbe farci anche salire di livello, esatto, 53. So fun, ah sì, guarda, divertentissimo. Vado un attimo a curarmi Pokémon perché questa prima allenatrice me li ha distrutti. Pur essendo di livelli molto più bassi dei nostri, in media tipo 10 livelli indietro, sono comunque forti. Non sono da sottovalutare, eh. E soprattutto mi sa che io dovrei insegnare un attacco tipo aerossalto al mio Swallow. Gliel'avevo tolto per Brave Bird, però effettivamente avere un aerossalto non è male, eh. Vai, ma gli toglierei quasi quasi Quick Attack, che non serve una sega, tanto è già veloce. Ok, perfetto. Così almeno un attacco di tipo volante da usare. Tu non sei un'allenatrice? Ok, no, è solamente una tipa che ci avvisa. Lotta in doppio qui, eh? Lotta in doppio con Swallow e Snorlax, vai, andiamo. Questa è un Jigglypuff, va bene. C'era un episodio dell'anime in cui c'entrava Jigglypuff, vero? In questo periodo qui, in questo momento qui del cartone. Allora, andiamo di aerossalto su Lodred, che si beccherà anche un terremoto. Niente, se sopravvive, eh. Hyper Voice, attenzione. Ok, non sopravvive, giustamente. Flamethrower? Jigglypuff con Flamethrower, davvero? Va bene. Ok, tirate giù entrambi. Perfetto, proseguiamo, salve. Per favore non combattere troppo duramente, c'è stato. C'è voluto molto tempo per costruire questo posto, beh, giustamente. Questi non combattono, voi non combattete? Ah, ok, due. Una sfida in doppio, vai. Andiamo di sfida in doppio contro Ronda e. No, Roda e Ronda. La fantasia, ragazzi. Allora, andiamo ancora di aerossalto su. Penso che quello più pericoloso sia Sneasel. E poi terremoto su entrambi. Ok, Slash mi ha fatto malissimo. E Swellu ci saluta di già. Però terremoto dovrebbe bastare. Attenzione, no, manca un colpo per tirarli giù. Peccato. Manca un PS. Allora andiamo di Xyzor su lui. E Body Slam su Master Mime. Avremmo potuto fare anche il contrario in realtà, però. Psichico, Body Slam. Ecco fatto. E abbiamo battuto loro due. Proseguiamo, vediamo se c'è un altro allenatore qui dietro. Tu sei un'allenatrice? Sì, vai. Battiamo anche lei subito. Che ha tre Pokémon. Ok, inizia con Fluffy. Ne abbiamo Snorlax che ha terremoto, quindi dovrebbe essere abbastanza semplice. Pure Thunder fallisce, perfetto. Terremoto. Poi Marip, lasciamo Snorlax. Andiamo ancora in terremoto, non vedo perché cambiare. Ecco qui. Ed infine Ampharos. Aveva tutta la linea evolutiva questa qui. Ah, attenzione, Storm di raggio. Si colpisce da solo? No, perfetto. Però sopravvive. Infame. Grande Snorlax che non si colpisce mai da solo, grandissimo. Ok, abbiamo battuto anche Marilyn. E qui c'è uno strumento, una Black Belt. Va bene, abbastanza inutile a questo punto del gioco, anche perché ne abbiamo tipo già tre. E a questo punto, guardate, torno a curarmi velocemente il Pokémon prima di andare all'interno della Battle Arena. Eccoci qui. Vai, curiamoci. Ok. E andiamo. Allora, tecnicamente Ash usava, se non ricordo male, Grovyle e Snorlax. Grovyle tipo che crepava subito e Snorlax che poi vinceva da solo. Tekken Greta. Ok, andiamo contro Greta. Allora. Quindi mettiamo avanti il nostro Sceptile.
Ecco fatto, e andiamo. Ah, un botto di allenatori ci sono da battere prima di arrivare da Greta, eh? Tutte cintura nera, tra l'altro. Mankey, ok. Andiamo di Sceptile con Leafblade. Poi Machoke, cambiamo Pokémon e mandiamo Swallow. Vediamo se riesce con un aerosalto a buttarlo giù. Dubito, sinceramente. Però voglio vedere quanto gli fa comunque. Aerosalto, vai. No, infatti non lo tira giù. Forza, non mi dovrebbe far troppo danno, infatti. Perfetto. E Makuhita, lasciamo pure Swallow. Lui invece con un aerosalto potrebbe andare giù, infatti. Perfetto, sto sacco da box, via. Jet, sì, Jet proprio. Don't try anything. Attenzione, questo diceva di non provare nulla. Va bene. Contro Primeape. Ti tirerò una bella Energy Ball, va bene? Vai. Ah, però il danno, eh? Close Combat. Minchia. Questa è zuffa, se non sbaglio. Mi ha fatto malissimo. Mi ha fatto davvero male, infame. Geez. No, Geez lo dico io, non tu. Allora, andiamo a prenderci la nostra acqua fresca. Ecco fatto. Che non è il giocatore di calcio, eh? Allora, I prepare for this, vai. Si è preparato per questo, lui. Hitmonchan. E gli tirerò una bella Energy Ball. Counter, perfetto. Haha, non ti ho attaccato con una mossa fisica, quindi non puoi rispondermi. Quanto ti sta bene, Hitmonchan? Poi, Hitmonlee, cambiamo Pokémon e mandiamo Swallow. Con cui useremo Brave Bird. Andremo proprio full attacco. E lo tireremo giù in un colpo solo. Ecco fatto. E sì, prende un po' di danno da recoil, ma non è un problema. Ed Infinite Mantop. Useremo ancora Brave Bird con Swallow. Ah, mi ha diminuito l'attacco però, eh. Beh, dovremmo comunque riuscire a tirarlo giù. Peccato! Peccato davvero. Questo mi uccide. Eh sì. Mi ha ucciso Swallow. È andata così. Andiamo con Snorlax. E andiamo di Body Slam. Ecco fatto. Abbiamo attaccato per primi, davvero? Quanto sei lento, Hitmonchan? Too tense. Too tense proprio, sì. Vai, sfidiamo l'ultima allenatrice. Let's get crazy. Diventiamo pazzi. Facciamo i pazzi. Cosa vuoi? Ah, con Heracross, davvero? Heracross femmina, tra l'altro. Cambiamo Pokémon, per forza. Qui mi sarebbe servito Swallow. Mannaggia lui. Mandiamo Pikachu. Brick Break, mi ha fatto malissimo. Noi useremo Thunder Punch. Heracross non ha molta difesa, quindi va giù facilmente. Poi Poliwhirl, lasciamo Pikachu. E andiamo di nuovo con Thunder Punch. Easy Boy. Perfetto, Wild, attenzione, Wild ci ho detto. Allora, andiamo di Freshwater su Sceptile e su Pikachu. E andiamo a battere Greta, andiamo a sfidare Greta. Eccola qua, Gretona. Welcome to the Battle Arena, benvenuto nella Battle Arena. Il mio nome è Greta. Mente, abilità, corpo. Tutte queste cose sono aspetti importanti nella battaglia. Dimostrami. Che sei maestro di tutti e tre. Andremo con Sceptile e Snorlax, come ha fatto Ash. Ok? Potrebbe essere una disfatta, dato che lei ha due Pokémon tipo lotta. Ma Ash sapete che nell'anime ha tutte regole sue, praticamente. Ok. Inizieremo con Energy Ball. Ah, sta facendo centro e pugno lui. Ok, continuiamo a fare Energy Ball allora. Così non attaccherà mai, sto stupido Ariyama. E poi andiamo di Left Blade. Perfetto. Medicham, lasciamo Sceptile. Livello 50 comunque. Cioè, quelli dei capi, diciamo, sono belli tosti. Gelo Pugno, Medicham, sì, anche nell'anime ce l'aveva. E andiamo poi di Leaf Blade. Perfetto, pure colpo critico. Ottimo. E abbiamo battuto Greta. You have them figured out, lei capite quelle cose. Perfetto, grazie.
Ti sei guadagnato il simbolo audacia, Guts dovrebbe essere. Il simbolo Guts, simbolo. Sì, sarebbe il simbolo forza più o meno. Il simbolo tenacia, forse. Tucker of the Battle Dome seems like a good challenge for you. Ok, c'è detto di andare al Battle Dome ora. Ad andare da Tucker. Ti suggerisce di andare a visitarlo come prossimo. È vicino a Lavandonia. Ok, congratulazioni per la tua vittoria, grazie mille, karateka ignoto. E a questo punto possiamo tornare al centro Pokémon di Zafferanopoli. Abbiamo battuto anche la Battle Arena. E abbiamo battuto soprattutto Greta alla Battle Arena. Ecco qua. Diamoci una curata ai Pokémon. Ecco fatto. E per questo episodio è tutto. Nel prossimo episodio andremo ad affrontare quindi il Battle Dome vicino alla Lavandonia. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.